Bentornati su Axo Archivio, ragazzi. Ci siamo, stiamo per cominciare, stiamo per partire. È il grande giorno. Blind Hardcore Nuzlocke di Pokémon Nero 2. Per la prima volta dopo 10 anni. Vi ricordo, per cominciare, lasciate un mi piace al video e iscrivetevi se arrivate dal canale principale. Non perdiamoci in ulteriori chiacchiere. Scherzo. Amici, vi ricordo, appunto, è il momento giusto. Se avete Amazon Prime potete abbonarvi gratuitamente al canale. Facendo punto esclamativo sub potete leggere tutte le reward complete per gli abbonati. Detto ciò, è il grande momento. Ciao, ti do il benvenuto nel mondo dei Pokémon. Sono la professoressa Aralia. Belli, gli sprites sono riciclati però, eh? Tutti mi chiamano professoressa Pokémon. Ok. C'era Mincinno, vero, in Pokémon Nero 1? C'era Mincinno, raga? O sbaglio? Questo mondo è abitato da creature strane che chiamate Pokémon. Esistono numerose... Vabbè, questo, insomma, è il solito discorso della professoressa. Le accomuna il fatto di avere dei poteri misteriosi. Questa non è una frase che vediamo spesso. Noi umani viviamo in totale armonia con i nostri cari amici Pokémon. Vivere e lavorare con loro al nostro fianco rende tutti più felici. Leggo i dialoghi perché Nero e Bianco penso sia uno di quei pochi casi, Nero e Bianco e suppongo Nero e Bianco 2, dove ogni dialogo può celare qualcosa di interessantemente più maturo rispetto agli altri giochi. Non è affatto raro che gli esseri umani facciano lottare i Pokémon tra loro. Questo serve a rinsaldare il legame di amicizia tra noi e loro, chiaro. Il mio lavoro consiste esattamente nello studiare queste strane creature, certo. Bene, questo è quanto. Dimmi qualcosa di te adesso. Amici, è il vostro grande momento. Mi servite voi. Chi è? Chi è? Chi è il protagonista? Chi è il protagonista? Sapete che in Pokémon Nero 1 era Dani C. Le avventure di Dani C si sono concluse. Oggi noi ci vogliamo distaccare. Pera. Non è un brutto nome Z puntato Pera. Che potrebbe essere Zaccaria Pera. Donato 20 bits. Il protagonista è Devasto Axo. Grazie mille Fabio. Guardate che Zaccaria Pera, che è uno dei primi che ho letto. Zaccaria Pera non è male, ma poi diventa Z puntato Pera. Ciccio Graziani. Lampadario. Va bene ragazzi, leggo un sacco di... è il momento. Tony 96, grazie Tony. Ha donato 20 bits. Oddon. No, perché non mi fido di Twitch, della chat di Twitch. Figurati se non faccio in tempo a farmi bannare se lo chiamo Ogbonna. Grazie Andres, benvenuto, primo mese. Ragazzi, se vi abbonate al canale, ricordatevi, entrate nel gruppo Telegram, mando un sacco di contenuti esclusivi per gli abbonati tutti i giorni. Potete entrare anche nel server Discord. L'altra sera ho fatto una chiamata con un po' di gente, abbiamo giocato a Rocket. Se siete abbonati, fatelo, ne vale la pena. Buon ragazzi, Zaccaria Pera, questa è la lore. Ma forse dobbiamo non mettere lo spazio, sapete cosa vi dico? Forse dobbiamo fare così, cioè semplicemente Zaccaria Pera. Spam della pera. Dovrei farla la emote. Beh, ma tanto c'è quella normale dei sistemi operativi mobile. Sì. Sì. Sì, mi chiamo Zaccaria Pera, ragazzi. Sono proprio io. Sì, sono io. E ora parlami un po' del tuo rivale. Ah! Non è vero. Non dovete scegliere anche questo. E invece sì. E invece sì. E invece sì, e invece sì. Ragazzi, lo dico di nuovo. Baldra sottolineatura 28. Grazie Baldra, bentornato. Su.
Mod, se potete rispondere voi d'ora in poi a questa domanda. Blind nel senso che non giocando io da 10 anni non ricordo nulla. Taxo, ricordati il box dei morti e lo sborraverso. Grazie Tony, però non so se possa essere in linea con le mie policy su YouTube ormai. No, Zeta Mela, non è vero, non può essere Zio Mela. E invece mi sa che è Zio Mela, raga, l'ho letto 2 o 3 volte. Mi dispiace, è segnato il suo destino. Non può che essere Zio Mela. Era scritto. Doveva essere così. Bon, l'avventura della frutta. È proprio lei. Zio Mela? Ho capito bene. Eh sì, prof Aralia, purtroppo per lei ha capito benissimo. Sì. Zio Vera! Raga, avete screenato Aralia che dice Zio Pera, per favore. Sapete quante volte succederà sta roba che ci chiamano e i personaggi esclamano Zio Pera? Vabbè. Conto su di te. Per questo viaggio voglio affidarti il tuo primo Pokémon, un esemplare molto speciale. Appena avrai scelto il Pokémon che ti farà da compagno di avventure, il tuo viaggio avrà inizio. Incontrerai molti Pokémon e persone con idee diverse. Spero che tu riesca a trarre qualcosa di prezioso da tutti questi incontri. Qualcosa che ti sia d'aiuto nella tua crescita personale. Vedete, io l'ho sempre detto che nero e bianco, i due, ripeto, il due non lo conosco, lo stiamo giocando per la prima volta praticamente. Nero e bianco hanno sempre avuto uno sfondo di storia di formazione e lo si vede nei personaggi di Bell e Comor, che sono praticamente, letteralmente, una storia di formazione. E questa è una cosa che a me è sempre piaciuta tantissima. Entriamo nel mondo di Pokémon. Buona, ci siamo! Autunno. Godiamoci la intro. Non l'ho mai vista. Cioè, sì, l'ho vista. Scherzo, l'ho vista. Molto simile a quella di Pokémon Nero. Molto bella, visto che siamo in autunno con queste foglie. Ragazzi, non c'è niente da fare. Non c'è niente da fare. La telecamera è migliorata anche rispetto a Pokémon Nero. Questa è una scena, una cinematica. Ma che goduria! Ma quanto è bella, ragazzi, con le foglie che cadono. Con la mamma che si ferma a vedere le foglie che cadono davanti casa. Cara Aralia, da quanto tempo? Un Pokédex per il mio tesoro? Perfetto, anche a me piacerebbe intraprendesse un bel viaggio. Bella host, tra l'altro. Questa si chiama Alisopoli, giusto? Testo velocità 3 subito. Ok, questo ovviamente non farò finta di non sapere quello che sapevo, ragazzi. Non avrebbe senso. Sapevo che Belle diventa assistente della professoressa Aralia. E quindi, ok, so anche che è lei che ci consegnerà lo starter. Va bene, la mamma entra in casa. Fate caso a una cosa. Non si può giocare così. Ma non si può giocare così, ragazzi. Ma come si fa a giocare con la mamma che dice Zio Pera, sono a casa? Dicevo, fateci caso, penso che sia la primissima volta, e forse anche l'unica, che un gioco Pokémon comincia con il focus e con la telecamera su un personaggio, in questo caso su nostra mamma, anziché su di noi. Correggetemi, penso sia l'unico caso. Zio Pera, sono a casa! Ed ecco, Zaccaria Pera. Ok, ci possiamo muovere. Allora, primissima cosa, velocità testo 3, stile di lotta, tieni, buona. Albeddu, benvenuto, primo mese, punto esclamativo Telegram per joinare il gruppo degli abbonati, grazie, grazie mille. Allora, prima ed ultima, ok, non mi sbagliavo. Scheda allenatore, Zio Pera, natura ardita, siamo neutri quindi. Va bene, ok, bel menu, molto simile a quello di Nero e Bianco. Andiamo avanti, dai, andiamo avanti.
Conosci la professoressa Rale, una famosa ricercatrice di Pokémon, era mia vecchia amica e le ho parlato oggi per la prima volta dopo tanto tempo. Ti sembra una domanda un po' a bruciapelo, ma zio Pera, ti piacerebbe avere un Pokémon tutto tu? Sì, sì, mi piacerebbe. Sai cos'è un Pokédex? Ma figa, ma... Vabbè, questo un po'... una caduta un po' in stile Pokémon. La mamma che ci chiede... Lo sai cos'è un Pokédex? Cioè, oggi la mamma si è svegliata chiedendoci se sappiamo cosa fosse un Pokédex. Ma non era meglio metterlo in bocca a qualcun altro? Vabbè, va bene comunque. Dispositivo incredibile che registra automaticamente i Pokémon che incontri. Ho ancora una domanda. Vorresti anche un... Eh sì, ma... va bene. Zio Vera, allora è tutto deciso. Una ragazzina di nome Belle sta venendo per incontrarti. Ma non dovrebbe essere abbastanza grande, Belle? Perché dice ragazzina? Quanti anni ci avrà? La riconoscerei perché porta un grande cappello. Nella tua borsa c'è l'Interpo che sai come aprire la... È figa, mamma, dai! Ma cosa significa sai come aprire la borsa? C'è ancora la Wii in nero e bianco 2? Eh beh sì, perché la Wii è uscita nel 2013. Questi sono del 2012. Mamma, come si apre la porta di casa? Il livello è quello. Buon. Vediamo questa Alisopoli, al volo. La potenza della scienza non ha confini. Con i moderni mezzi di comunicazione, più di 100 persone possono giocare assieme contemporaneamente. Beh, nero e bianco sono stati, penso, i primi anni di Wi-Fi connection diffusa in tutte le case. Mi spiego, internet già c'era, ma i modem wireless e Wi-Fi non così tanto fino all'epoca di nero e bianco, almeno in Italia, secondo me. Fatemi sapere se voi avevate ai tempi di Art Gold, Soul Silver, Platino, Diamante e Perla già la connettività Wi-Fi dentro casa o se avete iniziato, come me, con nero e bianco. Ciao, zio Pera! Zio Mela, come vai? Catturato qualche Pokémon? Da queste parti non ci sono allenatori e mi sto annoiando. Avevo un modem bianco da... becero da 7 megabits al secondo. Io molto meno ai tempi. Una ragazza di nome Bell ti regalerà un Pokémon? Sì. Sorella di zio Mela. Zio Pera! Io non, vi giuro ragazzi, non ce la faccio. Non è possibile. Ma poi zio Pera, puntini, puntini, puntini. Cioè, l'ha detto proprio affranta, tipo zio Pera. Mi raccomando, se ti regalano un Pokémon, trattalo sempre bene. Ok, emergono i primi tratti della personalità di Tony. Molto interessante. Lorda, subito. Ti accompagno a prendere il tuo primo Pokémon o un conto in sospeso con qualcuno. Per occuparmene però ho bisogno di qualcuno di cui possa fidarmi oltre al mio amico Pokémon. Posso contare su di te, sembri avere la testa sulle spalle. Torna pure a casa. Ok, fratellone, ciao zio Pera. Bene, cerchiamo questa tizia di nome Belle. No, ragazzi, non è modalità ostacolo. Volevo giocarla vanilla perché appunto non conoscendo il gioco ed essendo la modalità ostacolo sbloccabile solo, mi hanno detto, nel post-game, avremmo dovuto utilizzare un codice, ho detto ce la giochiamo blind, normale, poi se ne parlerà magari nei prossimi mesi, proviamo in modalità ostacolo. Grazie Frabbo! Frabbo77 ha donato 45 bits. Buonasera Axone, oggi mi sono guardato la Fantasy Pack di 6 anni fa. Mamma mia, quale? Fantasy Pack 2 o 1? 6 anni fa penso sia la 2, grandissimo comunque. Allora. Beh, ma è enorme ragazzi sta Alisopoli, eh? È giga enorme. Dove soffia il vento di nuove avventure. Borgo Foglianova vibes a non finire. Ma è gigantesca, ragazzi, Alisopoli. Giga grande. Aspettate, fatemi leggere qua. Bel sedere di Alisopoli. Vista panoramica di Unima. Va bene. Cos'è la modalità ostacolo? Praticamente è come se fosse la modalità difficile del gioco. I capi palestra hanno un Pokémon in più, hanno livelli più alti, set migliori, migliori spread di EV. È una bellissima roba, che purtroppo è limitata solo a dopo, al post-game. Madonna come ho parlato.
Scommetto che Bell si starà godendo il panorama da lassù. Non hai mai giocato bianco e nero? Sì, ragazzi, ho giocato bianco e nero. Ho giocato nero e bianco 2 10 anni fa. Non ci ho più giocato da 10 anni fa, quindi non ricordo nulla. Se volete leggere regole eccetera, ragazzi, potete fare punto esclamativo blind e c'è tutto quanto lì, tranquilli. Vai a prenderti il tuo Pokémon. Posso dirvi una cosa, però? Posso dirvi una cosa? Minchia, che bello! Non era questo che volevo dirvi, però questo è veramente... Ancora, torna la grandissima telecamera di Pokémon Nero e Bianco. L'abbiamo conosciuta in Pokémon Nero e Bianco. Spero di vederne una bella reiterazione in Nero e Bianco 2. Ma ragazzi, non posso cambiare titolo, è blind effettivamente. Il discorso è semplicemente, c'è scritto blind, evidentemente no, non ci ho giocato. Tra l'altro guardate che profondità che c'ha per essere su DS, sta roba l'abbiamo commentata in un punto di osservazione in Pokémon X e Pokémon Y, ma vederlo su Nintendo DS fa un altro effetto. Cioè, è fantastico da vedere su DS questo. Bellissimo. Che bel panorama. Non credi anche tu? Bellissimo, Bell. Incredibilmente bello. Io mi chiamo Bell, sono l'assistente professorale, stavo cercando una persona. Per caso conosci Zio Pera? Certo, sono io. Adesso c'è la scelta dello starter, ragazzi. Momento topico. Vi darò un'altra possibilità. Adesso controlliamo come è andato il sondaggio su YouTube e vi darò un'altra possibilità. Ci aiuteresti a completare il Pokédex? Certo che sì. Qui dentro c'è il Pokémon che diventerà il tuo fidato compagno. Ah, giusto, non vi ho detto la cosa che volevo dirvi. La cosa che volevo dirvi è... un po' forzata forse questa consegna dello starter, amici. Nel senso macchinosa, in perfetto stile Pokémon. Ah, guarda, se ti devi ricevere un Pokémon, vai a prenderlo. Ecco, questi sono i tuoi Pokémon. Sono sempre poco coraggiosi con gli espedienti narrativi per darti un Pokémon, secondo me. E in questo campo, quelli che riescono meglio sono Oro e Argento, dove il professor Elma almeno ha un motivo per affidarti un Pokémon. Ragazzi, calma, calma, calma. È partito un sondaggio nella chat. Votate al sondaggio. Mi raccomando, non votate secondo il vostro preferito. Questa è una hardcore Nuzlocke. Sono tutti e tre più o meno buoni, ma deve essere quello più usabile in ottica di hardcore. Non possiamo votare a sentimento perché sennò è finita. Su YouTube, con 3.792 voti, Snivy ha il... ve li faccio vedere. Snivy ha il 38%, Tepig ha il 20% e Oshawott il 41%. Questi sono i risultati del sondaggio su YouTube. Adesso vediamo chi vince su Twitch. E in caso fossero due diversi, prenderò la scelta definitiva. Ok? Sì, Di Nero, benvenuto, li caricherò tutti su Axo Archivio, il mio canale dove ricarico tutte le live, li potrete trovare tranquillamente, questo uscirà venerdì alle ore 14, senza nessun problema. Tutti quanti, completa. Allora, chi ha vinto quindi? Ribaltata. Ribaltata, stravince con il 41% dei voti. Snivy, 30% Oshawott, solo 29% Tepig. Quindi su YouTube ha vinto Oshawott, qua su Twitch ha vinto Snivy. Grazie mille Cadaboy, benvenuto, primo mese, punto esclamativo Telegram per joinare il gruppo degli abbonati e punto esclamativo Discord per il server Discord, dove spero di entrare anche in questi giorni di nuovo a fare una bella chiacchierata.
Allora, vi faccio due riflessioni al volo, poi scelgo. Allora. Quello più versatile secondo me è Oshawott. Quello più versatile secondo me è Oshawott. Sia per coverage, conoscendo Samurott, io non conosco le palestre di questo gioco, ok? Non so come siano bilanciati rispetto alle palestre. Sicuramente Oshawott è quello più bilanciato, rimane un acqua puro che è un gran tipo. Fuoco lotta va bene, ma Emboar non ha donato 25 bits. Grandi prima statistiche. Volta che vengo in live da te. Grazie Masonic per questa run. Smivy starter più bello. Grazie mille, grazie mille, grazie mille, grazie mille. No ragazzi, Tepig è fuori, la democrazia ha parlato, hanno vinto Snivy di qua e Oshawott su YouTube. Tepig è fuori. Ciao Gianluca, benvenuto, grazie mille. Aspetta che adesso arriva la notifica. Tepig purtroppo è fuori. Avete ragione che Oshawott l'ho già preso in Pokémon Nero 1. La mia paura con Snivy è che è tipo erba. Grazie mille Gianlu, benvenuto. Rinnovo l'invito per Telegram e Discord. È bellissimo, è il mio preferito. Però ho paura per le molteplici debolezze. E mi dicono che è più difficile all'inizio con Snivy. C'è da dire, però, in difesa di Snivy, che nelle battaglie col rivale, ammesso che il rivale abbia lo starter avvantaggiato sul nostro, Serperior è quello che se la cava meglio. Dicono che con Snivy è tostissima all'inizio. E ragazzi, allora, considerato... Perché, dicevo, vantaggio sullo starter opposto perché è molto veloce e quando evolve in Serperior con Fendifoglia, tendenzialmente Samurott lo detoni, cosa che invece non è così facile. Certo, anche Emboar e non è difficile da fare con... Ma cosa dico? Scusatemi ragazzi, scusatemi, sono fuori di testa, sono impazzito, faccio confusione con Nero che c'è Bell che ha lo starter svantaggiato. No ragazzi, si piglia Oshawott allora. No ragazzi, si piglia Oshawott. Se tutti dicono che è troppo svantaggiato, c'è una palestra veleno, vero, all'inizio? Questo me lo potete dire perché ho questo sentore. C'è una palestra veleno. E c'è la coleottero ovviamente di Artemisio, suppongo. E allora ragazzi, con Snivy come partivamo? Mettete che ci andava... Qua è Nuzlocke, se ci va male con le catture, con Snivy, cosa gli raccontavamo alla palestra veleno e coleottero? Salve, buongiorno! Soprannome, amici, questo è il vostro momento, prego. Questo è lo starter, però, ci starebbe bene la lore. Ma è stato riscattato Lago Duria 2? È stato riscattato Lago Duria 2. Fabio, non so se ci sta. No, ci sta. S4Nai ha donato 95 bits. Dovrei studiare Schopenhauer, ma non potevo mancare in questa live. Not like team. Buona fortuna per la Nuzlocke. Grazie mille, Fantasia. Grazie mille, grazie di cuore. Jinzeng, benvenuto. Primo mese. Grazie mille. Ragazzi, è stato riscattato. Purtroppo non c'è niente da fare. È stato riscattato il nome. Se volete, con i punti canale gratuitamente, con 15.000 punti canale, potete riscattare il nome della prossima cattura della Nuzlocke. Molto semplicemente. Va bene. Lago Duria 2, per chi non sapesse di cosa stiamo parlando, Lago D era Oshawott di Pokémon Nero originale. Sì. Riceviamo il Pokédex. Come ti ho scammato i punti? Grazie Tommy, bentornato, grazie mille. È bollito da 3 mesi. Raga, vi dico una cosa. Se vi scammo punti, eccetera, taggate e parlate con i mod. Lo vedete anche voi come va la chat e quante cazzo di cose devo fare e dire io. È impossibile pensare che riesca a star dietro a tutto. Grazie Santalena, benvenuto o benvenuta. Grazie mille. Aspettate, non ho capito che devo fare. Professoressa Rally è davvero incredibile. Basta che tu le dica di sì, a lei non ci pensa due volte a mandarti subito in viaggio senza fare troppi complimenti. Grazie, Aralia. Mo' però... Allora, fatemi controllare il Pokémon. Lago D. Ok, Shiny non è. Ritrosa. Neutra, va benissimo. Va benissimo. Ragazzi, va molto bene. Posso dirvelo? Posso dirvelo che va benissimo?
C'è la sfida con Zio Mela. Vi ricordo che in nero l'abbiamo persa la sfida. Fatemi fare questa roba qua, che se non sia mai... Vabbè che in realtà non conta la prima lotta nelle Nuzlocke, quindi chi se ne frega. Dai, mi dite di tirare sulla host? E la tiriamo su allora in sto caso. Come ti ha già detto la mia sorellina, cerca di prendertene cura come si deve. Cos'altro porti lì? È un Pokédex. Va bene, soliti dialoghi piuttosto lunghi. Vorrei anch'io un Pokédex, in questo modo potrei diventare più forte. Con un Pokédex imparerei un sacco di cose sui Pokémon e diventerei imbattibile. Io sono Zio Mela. Voglio viaggiare per tutta la regione di Unima con la mia squadra di Pokémon. Sto cercando qualcosa di molto importante. Qualunque sia il motivo, viaggiare fa sempre bene. Ok, quindi scopriamo da subito, dalle primissime battute, che Tony ha una tendenza verso questa necessità di diventare più forte perché è in viaggio verso qualcosa. Io, ragazzi, ve lo dico, so cosa cerca Tony, non ricordo precisamente la storia, ma so cosa cerca, però non ricordavo, per esempio, ovviamente, che ne parlasse sin da subito, e questo è molto interessante. Ma non ho capito perché devo alzare la host. Cioè, questa è quella di Alisopoli di prima. Posso andare? Sì, sì, cerca la topa, chiaro. Vediamo come te la cavi come allenatore. Ah, ma certo, tarada, tarada, tarada. Sì, 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 certo, come no. Ve la sparo. Io userò Snivy, che ho allenato quando si è schiuso il suo uovo. Bella, eh? Bella, bella, bella. Nuzlocke finita qua. Vediamo se mi ricordo ancora come si fa. Bel dannettone, però lui è più veloce. Oh! Come si parte bene, come si parte bene, ma come si parte bene, ma come si parte bene. Grande la Goduria 2, devi rischiare, tra l'altro la Goduria 1. Non arrivò nemmeno a evolversi in Samurott. Grande lago. Terzo, no, secondo attacco di lago D è un crit. Vorrà dire pur qualcosa, no? Vorrà pur dire qualcosa. Entrambi i Pokémon ce l'hanno messa tutta, ma questo piccolo è ancora debole. Bisogna farlo lottare per aiutarlo a crescere e migliorare. Bene, ora ti accompagnerò al centro Pokémon dove potrai curare i tuoi amici dopo le lotte. Bellissimo, ripeto, che ci sia nella città iniziale. Su quanto è stato importante Marrakesh nell'instaurare la tua passione per Pokémon Nero. Tantissimo, grande spot. I centri Pokémon sono uguali dappertutto. Bene, entriamo. Certo. Benvenuti a tutti i nuovi, ragazzi. Non sto salutando perché siete stati già tantissimi. Benvenuti, benvenuti. Grazie mille. Anche meno, dai. Questa possiamo pure saltarla, belli. Dai, famo fretta. Sì, mi pare che Marrakesh avesse fatto uno spot per Pokémon Nero, ragazzi. Sono abbastanza convinto che ci sia una pubblicità di Pokémon Nero fatta da Marrakesh. Non ci ho mai giocato a Unite, ragazzi. Non ci ho mai giocato. Ora ti spiegherò come usare le ball. Ok, quindi il tutto viene sbrigato nel giro di molto poco tempo. Tu, Daniel Carafa. No, è Poketonks. Ma è letteralmente Poketonks. Eccoti un consiglio. Sì? Vaffanculo. Ma è Poke... Ragazzi, mi fate la foto con Poketonks, per favore. Grazie mille, Ercoli. Benvenuto, primo mese. Grazie, grazie, grazie. Joina nel Telegram. Intanto fatemi una bella foto con Tonks. Perfetto, ci siamo. Davide, grazie mille, Davidone. Grazie mille, Davidone, gentilissimo. Grazie, grazie, grazie. Mancano 4 sabbettini, amici, per arrivare al sub goal prefissato per questo primo episodio clamoroso. Tu devi essere bel piacere di... Dai, raga, siete un po' lenti, eh?
Iniziamo ad dobbiamo andare avanti. Oh, ma che goduria! Ma che piccola goduria le scarpe da corsa presto. Quando impareremo a saltare queste cose? Questa invece è da parte mia, mappa città. Per forza. E infatti. Vedi che era questa. Lo vedi che era questa. Erano due mappe città, chiaro, portare l'altra, citazionismo che ci sta. Mi raccomando, amici, non mi dite che Pokémon si trovano nei primi percorsi, eh? Non me lo dite prima che io abbia fatto il primo encounter. Voglio giocarmi con voi questa sorpresa della prima cattura. Allora, godo come un folle che possiamo correre, va bene? Allora, per andare rapidamente avanti, qualcuno mi dice se ci sono oggetti utili dentro all'isopoli che dobbiamo prendere o possiamo finalmente passare in zona catturistica? Possiamo catturare? Ok, le ball ce le dà Bell, vero? Ce ne abbiamo già 10, bomba. Stack attack e Axorus, grazie ragazzi. Zacian, va bene, grazie amici. Non avevo dubbi. Ehi tu, zio Pera, non puoi proseguire senza... scusa, c'è con te Oshawott. In questo caso, ecco il regalino per l'inizio del tuo viaggio. È classica. Marrakesh, oddio mio, va bene. No, raga, è già stato riscattato Marrakesh. Mod, per favore, andate a risarcire. Cosa ne pensi di Swampert? È il mio preferito di Gen 3. Oddio, Mudkip è il mio preferito. Poi forse in terza forma preferisco Sceptile. Però forma base Mudkip. Di qua! Che bella host. Non so perché, ma... No! A te 2000 anni dopo. Mi ha lasciato di ghiaccio questa, ragazzi. E chi se la ricordava? Bellissima la citazione qua. Pagina del Pokédex, non è... Dai, velocizziamo sto tutorial, amici. Ok. Puoi recuperare una pozione della Madonna al varco. Non è quella che ci hanno dato? Ok, grazie. Sì, Eren, proprio a te, esatto. Perfetto, l'ho catturato, ti do qualche delucidazione. Ma anche no, grazie. Ragazzi, anche io non l'ho mai giocato. Mi consigliate di recuperarlo? Online sta sui 35-40 euro. Dovete dirglielo voi, amici. Sapete che io, tra l'altro, li pagai entrambe le copie 6 euro come scarti di magazzino? Una copia di Bianco 2, una copia di Nero 2, 6 euro ciascuno. Bell'affare, eh? Per andare a Venturia. Va bene, quindi dobbiamo semplicemente attraversare Venturia. Ragazzi, finora la storia del nostro viaggio è semplicemente... Siamo ragazzini che hanno raggiunto l'età giusta. La mamma ci dice, è giunto il momento. Un po' davvero alla reboot prima gen. Puoi fare il viaggio per diventare allenatore di Pokémon. Vai a prendere il Pokémon che ti spetta. Ci sono l'assistente, a prezzo che sia bella, appunto ripresa dai vecchi giochi, ti fa il tutorialino. E poi vai, sei libero. Sei libero. Ragazzi. È il momento della prima cattura. Nero e Bianco 2, scarti di magazzino. Ragazzi, ma non hanno venduto una sega purtroppo questi giochi. Perché Nero e Bianco non furono... Lo diciamo sempre, Nero e Bianco non furono recepiti bene, purtroppo. Voi lo sapete, io amo Nero e Bianco. Ah, sono tra i miei due giochi... Sono il mio secondo gioco preferito dopo Oro e Argento. Però non sono stati... Fermi, devo vedere cos'è. Lillipup? No, Purloan, sono proprio scemo. Brutto.
Mi sono schizzato in un occhio, ragazzi. Ma raga, cosa vi devo dire? Mica io li ho comprati, è mica colpa mia se non hanno venduto un cazzo. Sarà mica colpa mia. Questo è Marrakesh. No, questo è Marrakesh, è stato riscattato, che vi devo dire? Questo è Marrakesh. Vabbè, insomma. Cosa c'era? Adesso me lo potete dire. Qual era l'altra cattura? Lillipup Patrat. Dopo che l'abbiamo preso, potete tranquillamente dirmi che cos'altro c'era. Patrat. Era meglio, eh? Col senno di poi forse era meglio in early game Patrat, perché evolve presto, poteva essere deciso. Ingenuo. Vabbè, dai, gli sto. Scioltezza. Col senno di poi, ripeto, Patrat era meglio. È stabbato, sì, poteva essere meglio. Questo che percorso è? Consigli utili. Ogni nuovo incontro è una nuova possibilità. Vaffanculo, dai, sì, certo. Perché le nuvole sono così veloci? Comunque la grafica di Nero e Bianco, Nero e Bianco 2, è stupefacente. È senza senso quanto è bella per essere un gioco per Nintendo DS. Abadat! Mo dovevi uscire. Sì, ma questo ci sdruma. Cioè, come dovremmo batterlo? Ma sono tutti al 4? Comunque, ragazzi, adesso... Adesso anticipo, prima della prima palestra che andremo a fare nel giro di poco, chiaramente per non farvi beccare in live momenti di incredibile noia come il livellaggio dei Pokémon che... No, ma che scemo che ho fatto, gli ho detto no. Dicevo, per evitare momenti di estrema noia con il livellaggio dei Pokémon, che ricordo non essere una fase importante di un hardcore Nuzlocke, perché non basato sull'abilità ma semplicemente sulla vostra pazienza, mentre l'hardcore Nuzlocke è una challenge che si fonda sulle skill nelle lotte e sulle lotte esse stesse, andremo a utilizzare le caramelle rare, la premessa doverosa che si fa sempre, esatto, prima dell'intervento di Citto24. In questo caso, anzi, vi ricordo, le caramelle rare vanno a svantaggiarci nella nostra avventura, perché non si prendono EV sconfiggendo i Pokémon. Allora, dai, pigliamoci almeno, questo darà un EV in velocità, suppongo. Però che continua a farci ruggito. Cioè, vedete, immaginate andare avanti per tutta una live così. Non è possibile. Non si può fare. Non ha alcun senso. Pistolacqua, va bene, ok. Arriviamo a Venturia. Ma in che senso, raga? Che bella host, tra l'altro. Io sono Nardo, sono un allenatore e la mia passione è quella di far capire a tutti quanto sia meraviglioso vivere insieme ai Pokémon. Ma cosa ci fa qua? E tu sei? Dunque ti chiami Zio Pera e vieni da Lisopoli. Ci annusa il culo. Sì, il tuo Oshawott è un Pokémon decisamente bello. Ma tu devi ancora maturare come allenatore. Zio Pera, sono partito letteralmente 4 minuti e 40 secondi fa. Ti darò una piccola infarinatura. Forza, vieni con me. Mi ha scippato il portafogli. Ah, bella, tra l'altro, non avevo notato per questo 19. Bella l'animazione quando si entra in città. Moderna. E arriviamo a Venturia. Fatemi sentire la host.
A proposito, zio Pera, la tua squadra è in forma? I Pokémon danno il massimo per l'allenatore? Sì, Fra, questo me l'hanno già detto 7-8 volte. Sono abbastanza convinto. Se vuoi passare al centro Pokémon. Gabbo, benvenuto, primo mese, grazie mille, punto esclamativo Telegram a tutti i nuovi sub per joinare il gruppo Discord per il server Discord. Fatemi curare i Pokémon. Bello comunque l'incontro. Voglio capire meglio adesso perché Nardo, però bello il fatto che si riparta subito così a bomba con il time skip e i personaggi di Pokémon Nero e Bianco originali. Bellissimo. Sto salvando la partita in modo da non dimenticare le cose che ho fatto. Sono veramente demenziali i dialoghi nelle prime città, veramente demenziali. Come mi abbono con il Prime, che ho due account Prime e voglio usare questo qua. Prova a fare punto esclamativo Prime, potrebbe passarti il link giusto. Fondamentalmente devi collegare il tuo account Prime con Twitch Gaming. Cos'è questa? Antica torre dell'orologio. Questa non esiste a Unima normale. Sono abbastanza convinto. Snardiamo. No, resta, non penso di poterlo chiamare in quel modo. Se riesci a farlo sembrare non ciò che è, ce lo chiamo. Se no non posso, deve andare anche su YouTube sta roba. Non credo che Piserchia mascheri troppo il fatto. Percorso 20 si trova da questa parte. Ok. Ah, Leopardo! E dai! Che cazzo! Alla fattoria di Venturia spuntano Pokémon da tutte le parti. Puoi sempre contare sulla tua squadra in casi come questo. Ma questi sono allenatori. Gli alberi autunnali. Le foglie. Che cazzo è successo? Che cazzo significa sta roba? Ma che è? Ah, in estate qua c'è un buco. Beh sì, mi ricordo ovviamente anche in Nero e Bianco c'è il cambio di stagione. Qua c'è una cattura. Questo è un allenatore? No. Se gli sguardi dei due allenatori si incrociano, scatta la sfida. È una regola che tutti gli allenatori conoscono. Va bene, allora ragazzi, siccome non abbiamo fatto ancora ciò che vi dicevo, rapidamente è il momento di chiamare il mio amico che se ne intende di allenamento intensivo. Vi torna? Chiamo il mio grande amico, un grandissimo amico, al volo. Ci spostiamo di qua un secondo. Intanto, se volete raccontarmi qualcosa, io sto telefonando il mio amico lui si allena sempre, ragazzi. Questo mio amico si allena veramente tantissimo. Come un pazzo si allena sto mio amico. Raga, non c'ha senso quanto si allena sto mio amico. Fuori di testa. Fuori di testa quanto si alleni. Ora devo trovare però dove ha nascosto i documenti di allenamento dei miei Pokémon questo mio amico. Ah, l'ho trovato, eccolo. Sì. Allora, mi servirebbe un po' di allenamento segreto. Possiamo farlo? Piccolo allenamentino segreto, ce la facciamo? Sì? Perfetto, grazie. Sei sempre un grande, gentilissimo. Veramente un grande, gentilissimo. Non ha alcun senso quanto tu sia gentile con me. Ti adoro. Grazie Fabio. Grazie. Grazie mille Fabione, grazie di cuore. Grandissimo, grande Fabio, grande. Rincarnus in aria è bollito da 10 mesi. Rincarnus, decimo mese, grazie mille e bentornato. Ok, telefonata col mio amico è andata a buon fine, mi ha detto che ce l'ha fatta. Adesso vediamo se effettivamente ce l'ha fatta, ma non ne sbaglia una lui di solito, è veramente...
il king dell'affidabilità, ragazzi. Potete fidarvi di lui. Fabione, si chiama Fabione. Si chiama Fabione come uno dei top donator del canale. Eccoci. Abbiamo fatto l'allenamento intensivo. Vediamo se... ci ha fatto un regalo, Fabione. Ha giftato queste. Eccolo, Fabione. 5 TV ha donato 20 bits. Ho stato io ad allenarti nella stanza dello spirito e del tempo. Grazie mille, Fabio. Grazie mille. Ok, ci siamo, ragazzi. Così, per due secondi che ho cambiato schermo, vi risparmio la grande tediosità del grinding e possiamo andare avanti. Primo bullo, bet sul nome, adesso indovinerò come si chiama, siete pronti? Daniele. Cazzo, Naldino, e come minchia lo prendevo, Naldino? E come minchia lo prendevo, Naldino, ragazzi? Paolo Naldini, sì, proprio lui. Ce n'è liquido ancora prima che mi svapo il bruciato? Dai, facciamo fuori sto Patrat. Ronaldino, ah, chiaro, adesso mi è tutto chiaro. Adesso mi è tutto chiaro. Ma qua sento puzza di cattura. E come cazzo ci arrivo io di qua? No, Ciolex, no, ragazzi, ma era Gotitel, Ciolex. Mi raccomando, non mi dite chi si trova finché non facciamo l'encounter. Facciamo questa sfida, non me lo dite, non mi dite niente. Dovrebbe essere 13, vero, il livello della prima palestra, il level cap. Non mi dite che Pokémon ha il capo palestra. Mi raccomando, ragazzi, non mi rovinate il gioco. Se lo fate apposta, venite sospesi. Se lo fate per sbaglio, no, ovviamente, però non lo fate, per favore. Ok, se ti va di culo, ti va di culo. Ho capito, ho già capito. Grazie Tenebris. Tenebris, grazie mille. 93 ha donato 20 bits. Oh, Shavut, l'ho allenato io, mi spiace. Ho già capito, ragazzi, perché ve l'ho detto che non è che non li ho mai giocati. Ho ricordi confusi. Qua c'è Riolu. L'avete detto già troppo. Questo, qua c'è Riolu. E lo trovo. Si ripete. Va bene, si ripete. Si rerolla. Va bene, si rerolla. Grazie Alboro, primo mese, benvenuto. Grazie mille. Punto esclamativo Telegram per joinare. Ragazzi, vi ricordo, manca una sub all'obiettivo di oggi che mi sono messo così. Simpaticamente, con Prime è gratuito. Eccoci, ci siamo. Grazie mille, Dottor Roundum. Primo mese e grazie di cuore anche a te. Entrate su Telegram e Discord. Oh. Buono. Comunque non c'era Riolu, vero? Mi deduco di aver capito. Raga, questo non è male. Questo l'abbiamo visto. Come si chiamava? Lui era il Benzoni in Nero 1. È il ritorno del Benzoni sulla traccia. Forse ho paura di killarlo se lo attacco. È tornato il Benzoni direttamente dalla Lega di Pokémon Nero. Però il nickname era stato riscattato. Cos'era? Me lo son dimenticato, ragazzi. Pokémon Gran Cucito. Ho già l'account collegato a Prime, ma non mi dà l'opzione abbonati con il Prime. Non lo so. Prova a vedere magari un'altra di queste sere se ti funziona. Non lo so, mi dispiace. Eh sì, c'era la nerchia di Resta, ma non ce lo chiamo, ovviamente. Non posso chiamare. Tanto Resta si ridà i punti, quello pure se l'avessi chiamato. Ah, era Ciolex. E quindi Gotitel diventa Siwaddle? Va bene. Però Benzoni, cazzo. Dai, fatemi chiamare Ciolex il prossimo. Questo è il Benzoni. Oh, non scherziamo.
Tra l'altro vi dirò di più, questo è lore, questo non è Benzoni 2, perché Benzoni 2 è l'MI ha deceduto il Benzoni 2. Questo è Benzoni 1, è il Benzoni quello vero! È tornato da Unima, si è involuto però! Cazzo è successo? Madonna, ho avuto paura di essere crashato. Antiparalisi. Nella modalità ostacolo, se non hai un Seawaddle, prendi cazzi con Comore il Cap. Interessante. Ma secondo me è un buon Pokémon, infatti. Secondo me è un buon Pokémon. Si guarda la natura. Fiacca. Vabbè. Tanto eravamo di cartone comunque. Aiuto insetto, azione mille bave. Sentite, è al 2 sto coso. Lo tiriamo leggermente su grazie all'allenamento intensivo di Fabione e Tenebris. Tra l'altro questo dovrebbe essere il primo gioco dove i repellenti ti chiede direttamente in game vuoi usare il prossimo. Coleo morso, godo come un pazzo. Andiamo avanti. Dai, Esbullo. Occhio a non overlivellare. Vabbè ragazzi, tranquilli, livello 13. Quanto potrà mancare prima della next catturona? Cioè della palestra. E chi è il bollito che mi ha detto 13 all'ora prima? Cioè, mi hanno detto 13. Ma dai. Axo, mi dai anche a me quelle pasticche per salire di livello? No, lascia sta, fanno male. Lascia sta. Non ti fanno crescere come dovresti, ti bloccano la crescita. È letteralmente vero. È letteralmente vero. Ciao Axp, praticamente resta riscattato un nickname. Sì, ma era Piserchia. Quante volte devo dirlo ancora? Prima di essere effettivamente demonetizzato su YouTube. Non hai nemmeno una medaglia e vuoi passare di qua? Vaffanculo. No, è proprio stronzo. Non si può. Non si passa. Va bene, ok. Non si passa, certo. Posso dire che è bellissimo questo percorso, ragazzi. Ciao Axo, ti seguo da un po' su YouTube, video archivio compresi, ho usato un paio di miei suggerimenti per i nomi di Pokémon. Grande, chi sei? Aspetta, non ho letto il nickname. Alex Di Math, ok, hai un nome simile su YouTube. Quinta Gen bistrattata senza ragione, Team Plasma miglior Team Villain, assolutamente. Non ho alcun dubbio. Bellissimo comunque questo percorso, amici. Nel mentre la sidebar, vi ricordo, se volete acquistare magliette Pokémon da Pampling, ce ne sono tante stupende. Stupende, le trovate con il codice AXO24, ricevete un paio di calzini pazzeschi. Aundum. Un bollito. Drionum gifti dati a Run sub tu giugiola killer. Grazie mille, Aundum. Grazie mille. Grazie per la sub regalata, grandissimo. Appena abbonato, regalo una sub. Eroe totale. Questo è un buco, eh? Sì. Ma cosa? Che cazzo servono sti buchi? Scusatemi. È al 13, non al 12. Appena controllato è al 13, amici. Forse è il caso di mettersi d'accordo. Qua c'è uno strumento per forza. Infatti. Il cap è al 12 per la modalità aiuto. Ok, perfetto, va bene. Quindi siccome siamo in modalità normale, è 13. A posto. Fattoria di Venturia. Posso spendere una parola, ragazzi? Una parola la posso spendere? Adesso c'è la cattura e ok. Resta sotto. Grazie, resta. Non l'ho visto. Ha donato 100 bits. Brutto idiota. In 40 persone abbiamo scritto che avevo cambiato nome e avevo scritto Teo Peloso. Non l'ho visto. È il prossimo, mo lo chiamo Teo Peloso. Che ti devo dire? Dicevo. Ma perché? Perché? Quando sono usciti si pensava che sarebbero stati un terzo titolo qualunque, la solita merdata. Abbiamo giocato un'ora! Non c'è una singola parte di Unima che non sia nuova che abbiamo visto fino ad ora. Pazzesco! Ed è bellissima per di più. C'è il rivale nella fattoria di Venturia. Bavon, allora. No, Rimedi qua non esisteva ancora. Allora si cura Pishawott, ragazzi. Cattura? Ma dove? Dov'è la cattura? Alla fattoria? Ah, sì, Ez.
Patat. No, Lillipap. Questo è Lillipap. E non capisco un cazzo però, ragazzi. C'era Riolu qua, beh. Mi raccomando, non me lo dite prima che incontri i Pokémon, ditemelo dopo. Anche Merip. Che gioia. Azuril. Che gioia. Cioè, ho beccato il peggiore, eh? Beh, questo è teopeloso. Sei contento, Resta? Questo è teopeloso. Va bene questo come teopeloso? Può andar bene questo teopeloso? Allora, il peggiore in early game ci sta che sia Azuril. Però quando diventa Azumarill, con macro forza, Ocho, eh? Azumarill è molto bello da utilizzare nella storia. C'era anche Groudon. No, non credo, Ardia, ci fosse Groudon, però... Entra, dai, senza fare troppe storie. Oh, già mi fai cagare se poi non entri! Cazzo significa? Magari ci killa pure adesso. Ci ha tirato giù la difesa, crit e ci ammazza Oshawott. Guarda. Noi non lo possiamo attaccare perché se crittiamo lo sdrumiamo. Pro contro l'indipendenza catalana. Ragazzi, è una live di Pokémon. Non posso parlare di queste cose. Non è decisamente il posto adatto. Sì, sono pro all'indipendenza del Catania. Sei ball. Vediamo che vogliamo fa. Teo peloso. Grazie, vai a fare in culo. Axo, consideri le zolle. Fanno parte del percorso, no? Fanno parte del percorso, credo. Ciao, Procan. Buona nottata. Buonanotte, diciamo pure. Allora, Teo L peloso. Ma è bruttissimo scritto così, non ci sta col punto. Vabbè, faremo Teo il peloso. J.E.E. è gregolito da tre mesi. Peloso. Ce l'ho fatta, gioco migliore della saga. Chi dice il contrario è il monopalla. PS che morà al 16 con schizzo. Grazie mille, Jack. Grazie mille. Grazie mille. Buona, Teo peloso. Welcome, Teo peloso. Abbiamo il benzoni con coleomorso. Abbiamo il benzoni con coleomorso. Fermi ragazzi, non è finita. Fermi ragazzi, non è finita. Quanti Pokémon c'ha? Uno, è vinta. È vinta. È vinta. Tacci tua, eh. Momento benzonico nella chat.
È il momento benzonico. Vedo che hai riflettuto su come tirare fuori il potenziale dei Pokémon. Godo, pigliati questo benzone momento. Andiamo avanti fino alle 11, ragazzi. Alle 11, classiche, due ore canoniche. Ce la facciamo a fare la palestra? Vorrei andare avanti fino alla prima palestra. In che modo ti ho aiutato? Facendoti il culo? E questi chi sono? I fattori? O i fattoni? A quanto pare si trattava di voi che facevate una lotta di Pokémon. Considerato che hanno il cane, forse sono i fattoni più che i fattori, però... Con il proprietario, vedi? E lei è la mia dolce mogliettina. Dopo una lotta è sempre una buona abitudine riportare i Pokémon in forma smagliante. Sì! Grazie, mogliettina. Possiamo fare un po' più in fretta? Certo, se non c'è un centro Pokémon, ok. Non è che avete visto qui in giro il mio Erdir, non so dove si sia cacciato. Sento puzza di side, questa è la cosa mi piace. Gioca sempre con il suo amichetto e non si è mai allontanato da solo. Sono un po' preoccupato. Dovremo trovarlo noi, suppongo. Come fai a startene qui mentre un Pokémon è scomparso? Trauma? Trauma? Capiamo. Zio Pera, aiutami anche tu. Certo. Perché si è arrabbiato? Purtroppo qua lo so. Qua lo so, ragazzi. Per il Pokémon della sorella sono abbastanza sicuro. Ok, quindi lei ci cura. Grazie mille, raga. A posto. Consigli per battere il secondo Palmer alla torre lotta di Perla Splendente. E chi l'ha mai fatta? Boh. Ma brum momento, ma... Cioè, questa è la fattoria? Ma non c'è niente. Ma non posso entrare. Ah no, ok, ok. Qua cosa c'è? Niente, sono ornamentali. Ma che bello! Rip! Ma che bello, ragazzi! Vibes della fattoria Mumu. Ma che goduria. Questa è da lago. Dai, facciamo un po' di allenamento. Questa è da lago. Bellissima. Purloanone. Lì giocano pure all'incularella. Va bene, Gurz, grazie. Nome box dei defunti. E ci dobbiamo pensare, amici. Non lo so. Non lo so. Tudum. Pum. Tudum. Pum. Tudum. Pum. Sabaudia è un bel... Bello Sabaudia. Bello Sabaudia. Sabaudia, gran nome per il box dei morti. Per chi non lo sapesse, resta di Sabaudia. Froslass e Phantump i nomi. Alessio. Froslass e Phantump. Phantump era bello, me lo ricordo. Froslass Damigela. Froslass Damigela, grande. Grandissimo. Allora ho capito. Emirati Calabri. No, raga. Ma è bannabile, Emirati Calabri. Io sono calabrese, prima che qualcuno se la... Sono di Cosenza, originario, per chi ancora non lo sapesse e potesse pensare male. No, Emirati Calabri mi fa troppo ridere, ragazzi. Se ne sono andate 250 persone, vabbè ragazzi, è normale, ci sta. Vabbè, tanto questa verrà ricaricata poi su archivio. Quello che andava fatto l'abbiamo fatto. Grazie mille, Elboro. Grazie ragazi. E Zeta! Zeta è bollito da 11 mesi. Sono arrivato ora da un calcetto distruttivo. Zeta. Cosa mi sono perso? E niente, sono appena crashato. Sono letteralmente appena crashato. Si diceva, Elboro, sono andate via 250 persone. Grazie Elboro, grazie mille, grazie di cuore. Questo veramente a questo punto mi rincuora
per la live crashata. Avete visto tra l'altro che mossa pazzesca? Tenebris Inferni 93 ha donato 20 bit. Grazie Tenebris. I più importanti sono rimasti fregacciazzi degli altri. No vabbè, a me ovviamente dispiace, perché era indubbiamente una live successone e ne sono molto contento. Però ci sta che uno che magari era lì di passaggio pensa, figa, crashato, finita, buon, ciao. Legittimo, legittimo. È il bello della diretta. Ma io d'altronde ho detto, ok, l'unica roba per cui mi dispiace... vera, cioè quella cosa per cui mi spiace di più è che adesso devo spezzare in due il VOD e editarlo per caricarlo intero su archivio. Cioè ragazzi, quella è una rottura di palle per davvero, quella è la grande rottura di palle. Io non ne posso più di questi problemi che capitano con OBS, però era ovvio che non crashava da due live, era ovvio che nell'unica più importante sarebbe crashata. Che cazzo vi devo dire? Vabbè, comunque, avevamo ancora circa un'ora. Mi sembra assolutamente il caso di fare almeno la palestra. Sì, ma dov'è Erdier? No, l'abbiamo già fatta la cattura, ragazzi. L'abbiamo già fatta, abbiamo beccato Patrat, purtroppo. Ah. Ok, no, non ci sfida di nuovo. Ho detto, ma metti che questo ci sfida di nuovo. Sì, effettivamente è grandissima, eh. Sfidona col vecchio. Il problema, ragazzi, è che OBS, per essere un programma gratuito, un programma fenomenale, non c'è niente come OBS. Allo stesso tempo, purtroppo, ha dei problemi evidenti che sono... cioè, capita, ci sta, sono cose che capitano. Certo che capitino sempre a me, non è il massimo, però, appunto, insomma. Live importante, però, fino a un certo punto. Il box dei morti chiama l'OBS, e a questo punto mi sembra addirittura sensato, vi dirò. Che cacapalle questo. Ah, grazie! L'avevo appena usata, grazie mille. Tira dritto fino alle 23.45. Vabbè, vediamo, ragazzi, fino alla palestra tiro, ve l'ho detto. A meno che non si faccia troppo tardi, tiro fino alla palestra senza nessun problema. Sfidiamo anche sto bullo. Sono un sacco di allenatori, ho paura di prendere troppi punti XP. Adesso smetto di usare il lago Duria. Antimeteo. Tra l'altro dovrebbe... spero impari foglie lama. A che livello impara foglie lama al Benzoni? La palestra è tra poco, spero, eh. Ed è Comor, se non sbaglio, il primo capo. Non ditemelo, ma penso sia Comor. Allora, fermi. Fatemi switchare qua. Mettiamo davanti il Benzoni. È tra poco. Perfetto. Ok, grazie. Attacco X. Al 15 foglie lama. Ok, quindi oltre il level cap. Sì, ma dove minchia è sto Erdier? Ok, ci siamo, ci stiamo avvicinando all'erdieratura. Quel guaito. Porta qua quelle chiappe, Erdier. No, Tony, fermo, zio Mela, cosa hai intenzione di fare? Oh, ho sbagliato. Non ha più lo stesso effetto. Era ovvio, come ho fatto a non pensarci? Era ovvio, come ho fatto a non pensarci? Deraglio! Deraglio ha reso Cricetox Pelosetto un bollito. Grazie Deraglio mille. Lift dati a Run Sub to Cricetox Pelosetto. Grazie mille, grazie per la sub regalata. Era palese! Come ho potuto non pensarci? Questo guaito, allora l'hai trovato?
Grazie al cielo. Tu resta qui che io vado a chiamare il proprietario. Ci mancava solo quest'altra seccatura. Guarda che io sono un membro del Team Plasma. Ok, si chiamano Team Plasma. Quando diciamo noi, i mocciosi smettono di piangere per il terrore. Ma tu lo conosci o no il Team Plasma? Beh sì, mentirei se dicessi di no. Siamo dell'organizzazione che 2 anni fa voleva conquistare Unima per liberare tutti i Pokémon. Comunque sia, voi sciocchi non potete nemmeno lontanamente capire i nostri alti propositi. Questa però non ci voleva. Per seguire questo Erdir mi sono perso e come se non bastasse sono stato scovato dai mocciosi. È tutta colpa tua, tiè, beccati questo. E non ci sfida? Cioè, se ne va così? No, resta, non penso sia il Team Kuma. Non sono abbastanza, convinto che non sia così. Ma cringe veramente, ragazzi. Cazzo di recluta del team malvagio è che non ci sfida? Questo è stato il primo grande colpo di scena di Pokémon Nero 2. Ah, padrone, lui è il padrone, va bene, chiaro. Un po' da grande capitalista, proprio il padrone lui. Davide. Luschi Davide ha reso Calabria Saudita un bollito. Luschi Davide gifti dati a Run Sub to Calabria Saudita. Scusa Davide. They have given 65 gift subs in the channel. Scusa Davide, a chi l'hai regalata la sub? Ho una paura folle che i Pokémon spariscano. Forza Erdir, andiamo a casa che ci aspettano. Chiaro. Drionum ha donato 100 bits. RIP per la guardia frustrata del Team Plasma. Grazie, dottor Houndoom. Grazie mille. Madonna, davvero, poraccio, come si è cacato sotto quello. Non so come ringraziare te, l'altra squadra. Siete fenomenali, perché non vi siete con Nardo? Siete stati tutta la squadra? Sì. Quindi? Ma vedi sto pezzo di fango? Non mi ha dato niente, praticamente. Boh. Cioè, di solito quando trovi il cane a qualcuno... Vabbè. No, no, cambia niente da una classica hardcore Nuzlocke. Semplicemente non so niente del gioco. Fatemi salvare. Ah, fatemi curare dalla signora. Che immagino adesso non c'ha più voglia di curarmi la signora, eh? Ah, sì, grazie signor. E allora dove devo andare? Ah, devo tornare a Venturia. Ok, grazie. Grazie amici. Ragazzi, supponiamo, così per idea, che in Pokémon Nero e Bianco 3 Venturia sia Venutria. Cosa se accadesse? Vedo che hai consegnato la mappa città al tuo amico. Noto con piacere che in pochissimo tempo tu e la tua squadra avete fatto passi da gigante. Benissimo, però anziché sottoporti a un addestramento vorrei che mi dessi una mano. Subito, Nardone. Subito, Nardone. No, specia che... zio Pera, era uno strumento lì però. Vabbè. Nardo, è questo l'allenatore che dobbiamo mettere alla prova? Oh, cazzo, no, ragazzi, non sono pronto. Panses. Dopo vai dietro la casa, va bene. Bella lead, vero? Era una grande lead. Era una grande lead. Il Benzoni contro Panzer. Deboli 4 per e si vola. Questa ci avrà poi quello di tipo erba, voglio ben sperare. Fammi rimettere in sesso la tua squadra, zio Pera. Certo. Dai, Tremo.
Raga, veloci in chat. Veloci in chat. Benzoni, sciotta oppure no? 3, 2, 1. Avete un secondo, poi tiro con le morso. Sciotta oppure no? Sarà Benzonopoli oppure no? Ho visto troppi no. Beccatevi questo one shot del Benzoni. Basta che non lo prendiamo noi. Benzoni, che tappine del Sium. Vabbè, grazie Nardò. Ma quindi cosa fa? È bollito. Ragazzi, è canon che Nardò sia bollito da una gen all'altra? Cioè, adesso si mette a dare i consigli per gli allenatori delle prime armi. Urmix, grazie mille. Benvenuto, primo mese. Punto esclamativo Telegram per joinare il gruppo del Lago Duria. Bollitopoli. È impazzuto. Resta sottolineatura 02R ha reso libellula sottolineatura danzante un bollito. Resta sottolineatura 02R gifti dati a run sub tu libellula sottolineatura danzante. È impazzuto Resta. Colui che elemosina le sub ne ha regalate più di quante non ne abbia fatte per se stesso. Grazie Resta. Tra l'altro a Giada, grande. No. Primi passi. Cos'è sta roba? Fatemi dare un'occhiata. Ma che è sta roba? Oh, bollito! Certo. Raga, per favore, una foto con questo momento iconico. A posto. Com'è la palestra di Alisopoli? C'è la palestra da Alisopoli? Fun fact, Alisopoli è l'unica città iniziale con... Eh sì, a questo punto sì, gli altri giochi li ho giocati tutti, direi proprio di sì. Ma bello che io vi ripeto, teoricamente li ho giocati fino alla settima palestra. Ma come faccio ad avere questa memoria qua? 10 anni fa, certo, avevo 13 anni, però... Insomma, aspetta, esplora. È succhiate, sì. Eh sì ragazzi, io ho 23 anni. Quindi 10 anni fa ne avevo 13. Questa musica mi è familiare. Non ditemi nulla. Non fermi, fatemi nascondere la chat. Non ditemi assolutamente nulla. Sembra un luogo importante, no? Che spettacolo! Ma perché ancora ci facciamo le seghine sul sentiero Dindon quando c'è questa regione così bella? E che host! Gli spadaccini. Tre tagli precisi dai contorni netti sugli spadaccini. È Bosco Girandola. La host sì, è Bosco Girandola, sì.
Ma mi avete scammato, non c'è un cazzo. Bello bello, eh. Bello bello. Ah, Keldeo, perfetto. Perfetto, perfetto. Perfetto, Keldeo, ok. Pensavo ci fosse una cattura, raga. Per come me l'avete fatta vivere, ero convinto che ci fosse una cattura. Ci stanno i segni di Gargano sulla rupe. Sì, è stato lui, ragazzi. È stato Valteroide. Fermi, questa però è Sventuria. Mi curo i Pokémon e si fa la palestra. Ciao Lorenzo, benvenuto. Ma portatelo in ospedale, quest'uomo! È un osso duro. Non temere, però. Se rifletti bene sulle capacità dei tuoi Pokémon e sulle scelte che puoi fare come allenatore, potrai sicuramente vincere la medaglia. Dai. Ci avviciniamo, quindi. Ci siamo. Direi che ci siamo. Odio i Pokémon, cazzo, li picchio tutti quanti, sì. Come godo a picchiare i Pokémon. Non è vero perché sono personaggi immaginari, non lo farei mai, sono tutti miei amici. È quel momento della serata. Ok, livello 11 del Benzons. Bro. Scusa, Gianlu. Quel bicchiere dove l'hai preso, Axorus? Questo è un bicchiere della fabbrica di Pedavena che ho shoppato quando ho fatto casa nuova. Ne ho 6, li uso per la birra. Molto belli. Sono adatti in realtà solo ad alcuni tipi di birra, però ce le bevo fondamentalmente tutte. Sono un po' scomodi da lavare perché... cioè, capite che... non è il massimo. Ricorda che inizio live avevano... Infatti ho cantato. Cosa li trovate su Pampling, ragazzi? Ah, i bicchieri. No, i bicchieri no. Però trovate le tazze. Ci sono un sacco di tazze su Pampling. Oltre alle magliette a tema... le magliette a tema Pokémon, le felpe, le scarpe. Ci sono anche le scarpe con i Pokémon. E i calzini, ve li devo fare vedere, ce n'ho un bel po'. Li potete prendere gratuitamente col mio codice, con il 20% di cashback. Fidatevi, dategli un'occhiata. Punto esclamativo Pampling. Oh cazzo, Pampling. Vi appare il link. Ci sono un sacco di belle cose a tema Pokémon. Sono veramente belle le magliette. Ve ne ho fatte vedere l'altro giorno qualcuna. Sono proprio belle. Ecco, trovate il link nella chat se poi volete dare un occhio. Codice AXO24. No, non sono Sitiloschi. È Balping. Sono stato io, ragazzi, il primo a dirlo per sbaglio. Sono stato io il primo. Non avrei dovuto. Colui che... E quindi in Pokémon Bianco 2 dirà colui che è alla ricerca degli ideali. Mi correggete se sbaglio? Mi confermate che è così? Presumo di sì, a sto punto, no? No, orco due. Okay. Quindi è canon che Komorin segue la verità. Ho chiesto a Nardo di Venturia se voleva insegnare qui. Ha rifiutato e ha detto che bisogna lasciare spazio ai giovani. C'ha ragione. Ragazzi, ma non è un po' anticlimatico per essere la palestra? Dov'è la mia musica palestristica che mi dà il benvenuto in palestra? Non sarà mica tutto un po' moscio? Grazie per la difesa X totalmente inutile.
Domanda, se c'è un Pokémon in cui c'è un Pokémon al 100% te lo possiamo dire? Sì, in quel caso sì. A meno che non sia uno spoiler per la trama, una roba che volete che scopra da solo, sì. Andate col buon senso. Ah, perché non era la palestra, chiaro. Palestra di Alisopoli. Allenatore certificati. Squid Game! Comor, fermo, non giocare allo Squid Game! Acqua fresca, dai. Fabio 95 TV ha donato 20 bits. Colui grazie, che Fabio. È, colui che è stato e colui che sempre sarà. Ciuccia chi è ciuccia la citazione per pochi. Questo è Aldo Giovanni e Giacomo. Riccardo, benvenuto, primo mese, punto esclamativo Telegram per joinare il gruppo Telegram, punto esclamativo Discord per il server Discord. Grazie e benvenuto. Sei qui per sfidarmi, vero? Guarda com'è invecchiato il bollitone. Ti do il benvenuto nella palestra di Alisonopoli. Io sono Comor, il capo palestra. Forse dovrei anche dire che lo sono appena diventato. Comunque sia, devo prepararmi a riceverti in palestra come si deve. Fammi curare prima. Ah, ok, devo sfidare prima loro. Va bene, sfide obbligatorie, dobbiamo sconfiggere gli altri due. Dai. Bro! Ehi! Ehi! Ti sono passato davanti, amico? Lo so che devo parlarci, però ero un triggerato. Comor ha visto il mio talento e mi ha nominato allenatore in questa palestra. Con Riolu era Ciabattopoli. Con Riolu era Ciabattopoli. Con Riolu era indubbiamente Ciabattopoli. Ma vedrete che qua Lo Benzoni farà il suo. Vai Benzo! Ma quanto è forte? Ma come fa a essere così forte? Ma non ha alcun senso! Ma quanto è forte il Benzonico? Grande Benzoni del Sium. Occhio a Lillipop. Segugio. Suca. Oh, bella Tonks. Ti piace il mio Benzoni, Tonks? È fortissimo questo scroto foglioso. È terribilmente forte. Sembra una sacca scrotale. Un recap del team. Ora te lo faccio prima della sfida con Comor, anche perché faccio la bet. Tra l'altro mi è crashata la live prima, quindi saranno doloroni. Doloroni terribili per recuperare il VOD. Benzoni si mangia gli avversari. Vai Benzo! Dai, è Benzo! Riuscirai a sconfiggere anche Comor? Tranquilla, amica. Nulla è troppo per il Benzon. Prima però ci curiamo. Andiamo a Benzo curarci. Signori, io credo di avere già capito chi sarà il nuovo meme star di questa run. Non ho nessun dubbio. Penso di potervelo dire con una discreta ciabattosità inserita. Benzoni è il king della run già ora. Li portiamo tutti al 13. 12. Sfuriate, dai. Piati sfuriata. Ma ti dirò. No, Alessa, cospicuo membro, però 80 di accuracy, anche no. Vai Teopelosone. Sì, sì, ma tanto se salgono durante la lotta con il capo palestra il level cap non conta. Pazienza, in hardcore Nuzlocke. Magari no. Certo, Teo Peloso poteva... Ma ho fatto una cazza, sapete? Ho fatto una cazza perché in realtà poteva
poteva essere sensato. Axio, ti consiglio di non sottovalutare il capolavoro. Ragazzi, mi raccomando, non mi dite i Pokémon che ha, mi raccomando. Mi raccomando, non me li dite. Via doccia scudo che fa cacare. Ma teoricamente è di tipo normale. No, questo lo so. Teoricamente è di tipo normale. Io lido benzoni. Non mi dite niente. Io lido benzoni. Non leggo nemmeno. Io lido benzoni. Andiamo. Intanto, mod. È il momento. Ops. Bet nella chat. Dove minchia vado? Bet nella chat. Vinciamo. Senza perdere nessun Pokémon. Ok? Bet facile facile. Si vince senza perdere Pokémon. Benzoni, voglio vederlo danzare. Grazie, dottor Roundum. Speriamo che ci arrivi. Se un giorno arriva a danzare, godo come un pazzo. Va che bella, tra l'altro, la palestra. Bella, bella, bella. Bella, bella, bella la palestra. Bella, bella, bella. Ok, signori. Potete scommettere adesso, gratuitamente, con i punti canale, nella chat. Andate, la bet è partita. È il vostro momento. Dai, ci siamo ripresi un po' comunque rispetto a prima. Non siamo indubbiamente le quasi 700 persone di prima. Però, oh. Il crash è così. Così è la vita, signori. Così è la vita. Speriamo che se lo rivedano su Axo Archivio. Chi c'era e non c'è più. Ah. 2K sulla luz, so pazzo. Oh, regà. In realtà se ne sono andati quando hai detto di essere calabrese. Buon amici. Si vola. Muove il piede. Muove il piede. Bello. Per te la prima sfida in una palestra, per me la prima... No, sì, la prima! Ammazza, questo mo è arrivato! Signore e signori, stream 1, palestra 1, pronti per iniziare al meglio questa avventura. Dai, è Benzo! Dai, è Benzo! È già l'ultimo! Benzoni! Coleomorsalo! Cazzo, Benzoni, cazzo! Allora, fermi amici, fermi. Qua teoricamente noi si potrebbe reggere anche... Oddio, la stabba più uno? Sì, la reggiamo. Però non reggiamo il crit. D'altro canto, cambiare adesso potrebbe essere una morte. Se gli faccio coleomorso, lui però si cura poi. Ma il fatto è che si cura... Poi si cura davvero. Devo fare azione e coleomorso. Però se poi invece... Devo provare così. Questa è la stab.
questa non è vita, ragazzi. Questa non è vita. Questa non è vita. Te l'avevo detto, raga, vi posso dire una cosa. Azione critta più uno mi pigliava. Dovunque mi pigliava, non è che... Il problema non è quello, il problema è che me la son chiamata. Perché non si aggiorna il counter delle morti? Fermi un po'. Ok. Che cazzo però, il Benzoni morto. Ma era l'MVP. Ma poi puoi crittare subito così? Ma come fai? Ma come fa, come fa una run a partire così? Massimo Gallo 1 è bollito da 9 mesi. Pisello. Grazie Massimo, bentornato. Come si fa a giocare così? Vi sembra possibile giocare così? Eh? Ditemi. Ditemi se vi sembra possibile giocare così. Due attacchi. Due crit. E visto che sto coso c'ha un culo della Madonna, vediamo di nerfarlo. Pigliati pure sta nerfata. Ah, oh. Guardatemi negli occhi. Se critta ancora, perché ora lo reggiamo. Se critta non lo reggiamo. Se critta ancora, io spengo. Evitalo, 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 devi evitarlo, evitalo. Ma azione non ha nemmeno... Non è possibile! Danny sottolineatura 1704 ha donato 20 bits. Flashback del non so se si può dire per il Meditate di Heart Gold modificato LOL. Sto coglione c'ha 15 di velocità, ma che deve fa? E non manca mai! E non manca mai! Non manca mai!
Morso flinch è inutile, ragazzi. È inutile perché siamo più lenti. Ora vado con la stab. Ora vado con la stab, ragazzi. Ora vado con la stab. E individuo a cosa ci serve. Raga, il discorso è, se io faccio individua, mi spiegate a cosa serve? Cioè, perdo un turno, non siamo in doppio. Non è che prende recoil o è avvelenato. Se io faccio individua, mi proteggo e basta, per un turno, col rischio che lui faccia cuor di leone o sicuri. Niente, ragazzi, ha crittato tre volte, praticamente di fila, e ora abbiamo rollato basso. Si rifà domani, cosa vi devo dire? E c'ha ragione Fede, deve fallire, ma lui si cura tanto adesso. Questa ragazzi è la lotta più sfigata che io abbia mai fatto, cioè content, ma veramente non ho mai visto niente. Sì, ma ok, non cambia se fa cuor di leone adesso, ma cosa cazzo cambia se faccio individua? Rischio che lui faccia che lui usi una pozione, ragazzi. Ora crittiamo noi. Questo è il momento. È il momento della verità. È a -3. -3 di precisione. -3 di precisione. -3. Non può entrargli di nuovo azione. Non può. Ah, è stata boostata a 100. E allora potrebbe entrargli. Bettate. Ragazzi, voglio una bet. È a -3 di precisione, ok? 3 turbo sabbia. Voglio una bet in chat. Se missa azione, abbiamo vinto. Niente parolacce, va bene. Se missa azione, abbiamo vinto. Se non l'ha missa, abbiamo perso. Bet nella chat. L'ho visto il niente parolacce, ragazzi, l'ho visto, tranquilli. Vedete voi, e tanto questa non dipende da me, questa è tutta fortuna. -3 di precisione, ok? 3 turbo sabbia si è preso, 2 da Patrat e 1 da Purloan. E sto coso non ha mai missato niente. C'è la scommessa in chat, ragazzi. Se esiste il karma, ora lui l'ha missa. Non ha senso, non può colpire di nuovo, non ha alcun senso. Ha fatto 3 crit e ha missato una sola volta su tipo 4 o 5 azioni. Non può colpire di nuovo. Semplicemente non può colpire di nuovo. Ah, effettivamente, beh, qualunque cosa usi, ragazzi, anche se usa morso, è a -3 di precisione. No, è -2, raga, perché gli abbiamo fatto un turbo sabbia con Teo Peloso e uno con Lillipup. E Lillipup con Purloan. È a -3. Buon, quasi finita la bet, ragazzi. Quasi finita la bet. So che qualcuno magari ha provato a barare fino alla fine. Ah, le morti sono 3. È vero. Questo è molto vero. Aggiungiamo la terza morte. Andiamo. Va, ragazzi, pronti.
In caso si ricomincia domani. Ciao raga, me ne vado sulla mia sedia. Bon. Vai a fare in culo, Comor di merda. Io non ci posso credere. Non ho mai visto una cosa simile in tutta la mia vita. Non ho mai visto una cosa simile in tutta la mia vita. La lotta era finita, ragazzi. La lotta era finita. Le parolacce a fine lotta si possono dire. È così che funziona. Valutazione di Lillipup. Una grandissima merda. Una grandissima merda. Una enorme merda. Io, ragazzi, non ho mai visto nulla di simile. Non so cosa dirvi. Veramente, proprio non ho, non so cosa posso dire dopo questa lotta.